back in ETV. Ciao amici di Balcony TV Trieste, oggi abbiamo l'onore di avere sul nostro balcone Olli Riva con il nuovo progetto The Magnetics con Dark Shadow, The Magnetics. Dark shadow, get out of my life, oh, dark shadow on my mind. And not a lonely morning, and I'm lying here. The sun is getting higher, but too far from me. Allora entro qua senza calpestare niente. Yeah. Allora, Olli Riva sul balcone di Trieste. Thank you, man. Hai Trieste un po' nel cuore anche, giusto? Seconda casa, seconda città, assolutamente. Bene. Allora, i progetti di Olli sono tantissimi, Shandon in primis oppure Soul Rockets. Qua hai anche un po' di gente delle tue band. Jack e Massa dei Soul Rockets, Massa anche degli Shandon e Dimitri nuovo arrivato dai Raga Vibes. Perfetto, perfetto, grandissimi. Allora, come mai questa voglia di ritornare a questo progetto, insomma, di ritornare allo ska un po', anche con gli Shandon, vabbè, insomma, che sono eclettici, però soprattutto anche con questo progetto Jamaican Ska? Ma è molto semplice, le decisioni io le prendo sempre in furgone, perché siamo sempre in furgone, quindi in un certo senso si chiacchiera, si ascolta musica, eccetera, eccetera, io e lui abbiamo scoperto di avere questa cosa in comune del Jamaican Ska, primi 60s, così, e ogni volta tiravamo fuori nomi, oh ma la conosci questa, l'hai sentita quella? Sono uscite un po' di canzoni così e al posto di usarle con gli Shandon mi ha detto potremmo fare una band in quella direzione. E così è stato. E così è nato il progetto Magnetics. E anche ho visto molti ragazzi riavvicinarsi a questo genere, o ma anche sta tornando, al tornando. Punk, insomma, sono appena passati, parlavamo poco fa dei festival,
Qua vicino abbiamo il Punk Rock Holiday oppure l'Overjam appena finito, e invece anche a Rimini in Italia il Bayfest. Quindi c'è un ritorno, la voglia di cioè questa cosa. Prettamente più sul punk rock, eccetera, eccetera. Però lo ska, per assurdo, sta arrivando anche a orecchie diverse, che possono arrivare dall'indie o dall'alternative, non per forza dalle orecchie che partono dal punk. Anche no? I giovanissimi? Giovanissimi non lo so, però... Siamo un po' vecchiotti. È una musica che oggettivamente è come se fosse il liscio della Giamaica degli anni 60, quindi... tra l'altro pochi giorni fa abbiamo suonato con gli Scatalites, abbiamo avuto questo onore, e in un certo senso abbiamo avuto un riscontro non tanto da parte del pubblico degli Scatalites, che c'è stato e siamo molto contenti, ma abbiamo avuto un riscontro dagli Scatalites, cioè incredibile. Cioè, tipo, il bassista degli Scatalites ha voluto il nostro vinile con gli autografi, cioè una roba impensabile. A proposito, avete voluto anche fare una roba proprio vintage con il vinile. Assolutamente, infatti fortunatamente abbiamo trovato un'etichetta disposta a fare vinile con dentro anche il CD. Bellissimo. Allo stesso prezzo, cioè due supporti a un prezzo di uno. Bellissimo, quindi portate avanti il progetto comprando il vinile e seguite i Magnetics con Oli Riva. Esatto. E i suoi amici. Balconi TV Trieste, Music with a View. Ciao a tutti. Ciao. Balconi TV.